Benvenuti sul canale dal vostro Diego. Coppa del Mondo CONIFA. Competizione alternativa alla Coppa del Mondo. Partecipano le squadre non riconosciute dalla FIFA. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Queste sono le semifinaliste della competizione. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso con lo stadio per la diretta della partita. Se ne è parlato molto alla vigilia di questo match. È il giocatore più iconico di questa squadra, finora nessuno ha segnato come lui. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Gara che si disputerà sotto la pioggia, difficile prevedere le traiettorie del pallone sul campo bagnato. Amici appassionati, ben trovati da Piero Gibardo e Lele Dani qui con me per il commento tecnico. Ultimo ostacolo sul cammino verso la finale, si giocano tutto in questi 90 minuti. Prepariamoci ad assistere a quella che si preannuncia come una gara in grado davvero di tenerci incollati fino al 90esimo. Bravo qui il portiere. La mette in area. Portiere costretto a intervenire qui. Va via la grande. Passa il pallone. 1-0, si sblocca la semifinale, ecco la prima mossa, un vantaggio importante anche tatticamente questo. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato direi molto bene l'assist all'indietro del compagno. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Può far male da lì. Che errore! Il portiere qui deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato, Pier! Ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Occhio all'avanzata. La mette in area. La allontana. Ha provato a piazzare senza però inquadrare la porta. Capita di sbagliare. Bisogna riprovarci. Non deve lasciarsi abbattere da questo errore. Avanza palla al piede. Non può sbagliare. Difensore spazza in qualche modo. Qui se fosse entrato il pallone sarebbe venuto giù lo stadio. Conclusione apprezzabile, ma solo nelle intenzioni. La svirgolata. Palla che poi ha preso uno strano effetto determinata lontanissima dalla porta. Il tocco dentro. Calcio d'angolo intercettato facilmente dal portiere. Si guarda intorno. Il pressing dai suoi frutti, palla recuperata. Parata straordinaria, come un gol. Può metterla da lì. Ecco un altro gol. Adesso sembra avere la semifinale in pugno, anche se manca ancora molto da giocare, però certo è un vantaggio importante. Rivediamolo. Eccolo il gol. Portiere non esattamente impeccabile, eh? Sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio. Poi l'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta. Occhio al cross nel mezzo. C'è il fischio dell'arbitro. Tutto interrotto per posizione di offside. Doveva fare più attenzione alla linea dei difensori e non guardare solo la palla. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. L'arbitro dice che può bastare, si chiudono i primi 45.
È tutto pronto, comincia il secondo tempo. È l'occasione per tornare in partita. Non è riuscito a inquadrare la porta, fallendo il gol che ti avrebbe in qualche modo rimesso in partita. Un errore che potrebbe penalizzarti anche a livello psicologico, questo. Palo esterno e pallone sul fondo. Occasione. Occhio alla palla gol. Portiere chiamato in causa qui. Occhio al pallone filtrante. Intervento decisivo a interrompere l'azione. Così può bastare, dice l'arbitro. Esplode la festa per la squadra di casa che raggiunge la finale. Le semifinali sono sempre partite complicate, come ci ha confermato anche il match di oggi. E il punteggio finale, Pier, rispecchia il sostanziale equilibrio che si è visto in campo. Entrambe le squadre hanno dimostrato di meritarla questa finale. E loro però ci hanno messo quel qualcosina in più che ha fatto la differenza. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ma che dire, Pier, quando passi l'intera partita a mettere pressione sulla difesa avversaria, prima o poi il gol arriva, Una vittoria conquistata con caparbietà e rete meritatissima da parte sua. Risultati delle partite. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Prossimo turno. Vediamo chi sono le finaliste della competizione. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Arrivederci a tutti da Diego, che vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio.